Bentornati nella conquista della Gallia. Allora, continuiamo subito. Allora, direi di organizzarmi bene l'esercito e poi possiamo partire alla conquista. Ok, siamo pronti. Allora, difendi le imbarcazioni da un qualsiasi possibile attacco nemico. Esse sono l'unico mezzo con cui le legioni romane possono ritornare in Gallia e di vitale importanza che non subiscono. Ricordati, ok, questi qua devono sopravvivere. Dopo che le truppe sono state sbarcate, inizia via via a conquistare le strutture nemiche. Dirigiti a nord. Il tuo primo obiettivo è conquistare la città dei Britanni traditori, che hanno tradito il patto con i Cesari. Per indebolirli, taglia i loro vivi, conquistando prima di tutto i loro villaggi. Ok, ottimo. Allora, direi che iniziamo la conquista qua. Ah, quindi non me lo fa attaccare. Devo attaccarlo così alla vecchia maniera. Sto forte di merda. Mi spiace, ragazzo. Adesso te lo conquisto. Devo conquistarti fuori. Quindi te li distruggerò tutti, infiammandoli. Conquista. Sì, ma tanto fate cagare, se non uscite, che cazzo volete fare? Vi trivello così, zio porco. Oh, basta, conquista. Oh, conquistato, ho spaccato tutto. Vediamo quanta roba c'hanno dentro. Andiamo dentro. Sperando che tipo non c'hanno tipo milioni di unità. Ma non c'avete un cazzo, raga! Ma vaffanculo! Mirate all'eroe, ma vaffanculo, fate qualcosa! Ma non c'hanno niente! Io pensavo che. Ah, ok, qualche unità spuntata ancora. Ma sono unità di merda! Non hanno veramente niente! Confidate nel mio acciaio. Proveranno. Minchia, c'ho pure qua. No, vabbè, con le scommesse, boh, è finita. È finita. Ok, adesso l'ho conquistata. Comunque, non ti rimane altro che attaccare i britanni situati a lungo e difesa nelle montagne. Agisci con cautela. I britanni sono nemici pericolosi. Porto è ben difesa. Ok, quindi, boh, direi che mi conquisto le varie strutture. E poi, mano a mano, boh, gli faccio il culo. Ehi là. Finalmente siamo riusciti a sbarcare, soldati. Sì, devo dire che è stato un viaggio con svariate sfortune e sperpizie, ma purtroppo abbiamo dovuto lasciare metà dell'esercito indietro. Già, altre 2 legioni dovevano essere qua con noi adesso. Per colpa di quella maledetta tempesta sono dovute tornare in Gallia. Non importa, fratello, vedo che Cesare ha già fatto avanzare a noi le legioni. Noti che anche tu le tracce del terreno. Sì, devono esserci spostati non tanto tempo fa. Allora andiamo a sostenerlo. Cavalieri in sella, si inizia la marcia. Cesare potrebbe aver bisogno di noi. Quella, 150 equites. Allora, sentite, voi vi mando tutti qui dentro. Ui là, oh, quante unità c'hanno qua? Dai, attivate foga. Minchia quanti, dai, 20 poi. Dai che li abbiamo fatti fuori. In questo esercito di cavalli che ho fatto è troppo forte. Sto andando a conquistare tutta la mappa così. Troppo forte questo esercito di cavalli. Mi sto pigliando tutta la mappa. Oh, quanti capi normali! Questi me li fanno tutti fuori. Ma non scherzare con la morte. Via, via, via. Corri, corri, corri. Ok, io direi che possiamo iniziare a fare il primo assedio noi. Vediamo che cazzo ha dentro. Madonna! Madonna! No, non entrate! Oh, non entrate dentro! Cretini, cretini! Che livello ce l'hanno poi? Ah beh, sono 54, nemmeno tanto. No, 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 oh Flavio, 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 tornate nella base tu.
Dentro al foro, dentro al foro, dentro al foro. Sono l'eletto di Roma. Non entrate dentro, coglioni. Tenere pure d'occhio la vita dei delle persone, perché se me li sciottano non più un cazzo. Ma la finite di andare all'attacco voi? Non ti bloccare, porco dio. Andiamo dentro, dai. Ho dato un po' di merda, però dai, ci sta. Ah, non c'è anche un cazzo. Ma vattene a fanculo. Vai, dai, non erano poi così forti, però ho giocato veramente di merda. Però dai, l'importante è vincere. Finalmente, soldati, abbiamo sterminato questi due gruppi per roba. I cani bretoni hanno pagato con il sangue, gli abbiamo mostrato cosa causa non mantenere i patti. Tuttavia mi sono reso conto che la situazione è più difficile del previsto da difendere e da gestire in questo territorio ostile e impervio. Ho deciso che ci ritiriamo e si ritorna in Gallia. Ave Cesare, le 5 legioni scelte per la campagna in Britannia sono in cammino per raggiungere il nostro campamento, signore. Sono partite mesi fa da una regione vicina della Gallia. Benissimo, soldato. Allora occorrerà iniziare i preparativi per il futuro imbarco delle truppe. Quali sono i vostri ordini, generale? Come prima cosa bisogna assicurarsi che il controllo del forte dell'oro a sud, lì potremmo produrre altro oro da trasferire all'accampamento. Agli ordini, signore. Ave, generale. Io invece ho delle notizie importanti. Sono scorte delle complicazioni. Alcuni villaggi dei Galli alla regione si sono ribellati. Molti guerrieri hanno imbraccato le armi e si aggirano minacciosi. Galli in armi, dici. Questa non ci voleva. Bisogna tenere occhi aperti, soldati, perché potrebbe minacciare l'accampamento. Solo conquistiamo sarebbe la fine. Bisogna difenderlo a tutti i costi. Sì, signore. Dobbiamo resistere agli attacchi fin tanto che non siano arrivate le legioni dell'accampamento. Agli ordini. Ok, direi che l'episodio finisce qui.